1974 iscritti ufficiali, di cui 121 donne, 77 società, 110 volontari e 9 km di percorso. Sono questi i numeri del trofeo Città di Castellaneta, gara podistica valida come tappa del Corripuglia, che ha portato a Castellaneta atleti provenienti da tutta la regione. Pronostici rispettati per questa 11ª edizione, che ha visto tagliare il traguardo con il tempo di 28 minuti e 42 secondi Francesco Minerva, della Dynamic Fitness, che ha battuto il record del percorso stabilito lo scorso anno da Giorgio Calcaterra, seguito da Luigi Zullo della Fiamma Olimpica Palo e da Roberto Notari Stefano dell'Atletica Don Milani. Prima a tagliare il traguardo per le donne, Silvana Iania della Free Runners Molfetta, data per favorita sin dalla partenza con il tempo di 36:55, seguita da Maria Lavarra. Sempre in testa alla gara, com'è stata questa gara e qual è la prima sensazione dopo la vittoria? Favorito sulla carta, mai dire mai, perché quello che succede in gara è sempre un'incognita. La mia condizione è buona, si è anche dimostrata oggi dopo un anno tirato al massimo, dove ho raccolto molte vittorie. Oggi è un percorso molto duro, forse anche una delle mie caratteristiche, dove mi trovo meglio. È stata una gara tranquilla, dove ho gestito soprattutto questo percorso ondulato che poi mi ha portato alla vittoria. Sono contentissimo per la vittoria. Pronostico rispettato, data per vincitrice già in partenza, e così è stato. Beh sì, sentivo voce di corridoio, lei è la prima, però ogni gara non sei sempre in forma. Poi io ho anche un bambino, quindi voglio dire, vi lascio immaginare, un bambino di 2 anni. Quindi cerco di fare il possibile, anzi quello che faccio penso che sia troppo. Quindi un ritorno dopo la maternità alla corsa. Sì, vabbè, io in gravidanza ho sempre fatto attività sportiva e non ho avuto difficoltà, sono partita come quando ho lasciato. Ma tra i primi arrivati dell'11ª edizione del trofeo, anche Castellaneta ha detto la sua con il giovanissimo Giovanni Giandomenico, sesto assoluto ma primo tra i castellanetani a tagliare il traguardo con il tempo di 30 minuti e 44 secondi. Primo castellanetano ad essere arrivato al traguardo, che gara è stata? È stata una gara molto impegnativa, dato che Castellaneta è un percorso molto alternato, è molto difficile. Da quanto tempo corri? Corro da circa 6 anni. E il prossimo obiettivo dopo questa gara? Il prossimo obiettivo è la Mensa Melatuna, la Roma Ostia, sperando di fare altrettanto buone prestazioni. Tanti giovani atleti che come Giovanni Giandomenico hanno preso parte alla gara podistica, che ha visto come ospite d'onore un uomo che ha allenato i grandi campioni della maratona. Stiamo parlando di Lucio Gigliotti, professore e allenatore tra gli altri dei maratoneti Gelindo Bordin, campione olimpico di Seul 88, e Stefano Baldini, campione olimpico di Atene 2004. Mi ritengo fortunato perché lungo il mio cammino di allenatore ho avuto veramente la possibilità di allenare dei grandi campioni, e allora eccoci qui a Castellaneta, che ho scoperto un paese meraviglioso, fantastico, con una gravina che non mi aspettavo di vedere qui. Sembra di essere nel cuore del Grand Canyon, sembra di essere in Colorado, in Arizona. La corsa è ritenuta un antistress eccezionale, perciò ecco, affrontiamolo con la giusta filosofia, che è quella del divertimento, che è quella del benessere, della salute, dello star bene. Alla soddisfazione espressa da Lucio Gigliotti hanno fatto seguito i complimenti di tutti i partecipanti per la macchina organizzativa messa in moto dal Club Runner 87, che al motto di spegniamo i motori, applaudiamo i corridori, ha curato l'intera manifestazione, diventata un appuntamento fisso per gli amanti dello sport della città di Castellaneta. Abbiamo corso per le strade, siamo corsi anche in soccorso degli amici di Casa Simpson, che si occupano di minori in difficoltà e di profughi. Chiaramente la partecipazione di tanta gente ci fa sempre molto piacere. Oggi abbiamo avuto anche la fortuna di avere una giornata splendida per correre, né troppo calda né troppo fredda, tanta gente, la presenza di Luciano Gigliotti, che sapete è il tecnico più titolato al mondo, Marco Marchei come sempre il nostro graditissimo ospite, e poi tanta gente, tanti volontari. Ma la cosa più bella sono le parole dei vari atleti che arrivano qua e dicono organizzazione perfetta, è la nostra soddisfazione. È una festa dello sport, una festa del turismo, vedere migliaia di atleti girare Castellaneta. Io stamattina sono uscito prima da casa per vedere questo spettacolo bellissimo di gente che si cambiava in macchina in tutte le parti del paese. Lo sport, l'atletica deve essere soprattutto insegnamento di vita per i giovani, anche per i ragazzi più adulti. In finale di gara spazio alle premiazioni con i vincitori assoluti e i riconoscimenti speciali consegnati tra gli altri anche alle associazioni del territorio che hanno contribuito al successo dell'11ª edizione del trofeo Città di Castellaneta, dando l'appuntamento al prossimo anno.